Gentilissimi, ben ritrovati, rigorosamente in studio. Scusate, mi trovate con il sorriso perché qui alla regia si stanno coordinando a volte in modo, lo dico in modo amorevole, grottesco. E comunque, vabbè, qui la sottoscritta davanti alle telecamere deve capire i gesti della nostra regia. Comunque, ben ritrovati, lo spirito lo vedete sempre, sempre molto alto, e questo grazie a voi che numerosi ci seguite. E ma l'ho ricordato, l'ho detto che siamo in diretta web mondiale? Ebbè, sì signori, allora, diretta web mondiale su Style Channel. Come si accede al nostro bellissimo canale interamente dedicato all'arte? Ma sapete che ci state scrivendo da oltre confine, dalla Germania? Questa mattina un'importante mail dalla Francia. Beh, insomma, siamo molto orgogliosi di questo. Dicevo, un canale interamente dedicato all'arte, vi si accede direttamente dal nostro sito, eccolo lì, puntuale, bravo Carlo, la regia, www.arteaccessibile.it, nonché www.affordableartpoint.com. Home page del sito, signori, la scritta in rosso che vedete, streaming barra tv, basta cliccare e voilà, in diretta, streaming mondiale. Allora, signori, è la prima volta che l'ho intervisto, devo dire che non ha dovuto fare una lunga strada perché è qui, nella provincia di Venezia, ancora non inquadrato, vedete uno squarcio delle opere da questa inquadratura della nostra regia, ma la mia sinistra, signori, Ezio Ciprian. Signor Cipriano, buonasera. Buonasera, molto lieta di conoscerla personalmente, non soltanto attraverso le sue opere, perché sa, noi presentatori vi conosciamo con le opere, poi vis-à-vis rare volte vi incontriamo. Allora, lei fa parte delle nostre scuderie ormai comunque da tempo, una bellissima clip la sua, molto cliccata devo dire, però raccontiamo, nonostante sul sito ci sia la biografia e tutto quanto, quella che è stata la sua storia, decenni diciamo i più importanti nel suo lungo percorso artistico. Prego. Inizio così, quando ero ragazzo, amavo il colore, che vedevo alcuni pittori così un po' stravaganti, no? Però mi attirava non la loro stravaganza, ma quello che facevano. Ecco, il colore, ma non avevo un contatto diretto. Ecco, una cosa che mi ha colpito proprio da ragazzo per entrare così nel mondo della pittura era quando mi sedevo da ragazzo nell'uscio di casa e guardavo questo paesaggio verso sera, che era illuminato da un tramonto con i colori bellissimi e la parte del paesaggio bassa molto scura. Ecco, questa linea così di confine mi ha sempre attirato. Poi ho frequentato alcuni pittori così che mi davano dei piccoli insegnamenti e poi invece sono partito io, essendo più grande, ho iniziato così un piccolo assaggio, posso dire, di aver imparato un po' a Brera come inizio, e poi ho finito le mie scuole all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Accademia di Belle Arti di Venezia, ecco. Sì. E peraltro nella vita di tutti i giorni è un insegnante. Sì, faccio l'insegnante di pittura, sono stato diplomato in pittura all'Accademia di Belle Arti col professor Martelli e ho continuato, poi ho avuto una ditta di decorazioni anche mia, di restauro di tele antiche. Quindi proprio arte a tutto tondo. Sì, ho sempre tentato così. Mi sono appassionato e ho avuto anche dei riscontri, insomma. Poi ho incontrato anche delle persone con delle proposte di lavoro e ho girato un po' in tutta Italia e poi mi sono un po' fermato cercando di entrare in questa pittura non più così casuale, cercando di fare delle cose per vendere, però studiando gli elementi, certo. Gli elementi che io dal semplice paesaggio ero passato a studiare per esempio delle composizioni di animali, avendo studiato anche l'Arcimboldo, facevo delle composizioni di animali tipo bolidi, gabbiani, di rondini e poi sono passato da questi. Da questa composizione sono passato alla composizione materica, cioè attraverso stoffa, sassi,
legno, moneta anche. Facevo queste composizioni figurative. Ecco, questo è stato un po' il mio interesse. Però attraverso gli anni ho cambiato un po', sono entrato un po' nella materia e ho cercato di conoscere dei sistemi che mi dessero qualcosa che vada oltre la pittura tradizionale, certo, pennello, spatole, eccetera. Ecco. E così ho incominciato a studiare più approfonditamente il paesaggio, tipo questo. Ecco, andiamo a vedere proprio, seguiamo proprio il nostro artista che ci sta accompagnando nel cuore della sua arte. Quindi il numero 3, come ha indicato, ecco, per tutti coloro che si fossero messi in collegamento con noi in questo momento, vi ricordo una diretta web mondiale, in studio con noi l'artista Ezio Ciprian. Prego, allora, l'opera numero 3, e intanto ecco stanno arrivando le prime domande, e infatti guardi Giovanni da Taormina, ah che bella terra, Giovanni da Taormina che andiamo a salutare, sia io che il mio graditissimo ospite, le chiede appunto una spiegazione dell'opera numero 3, grazie Giovanni che hai anticipato il nostro artista. Allora, sì, andiamo proprio... Questo è un, sono degli elementi architettonici di una casa dove mi attira, e ritorniamo sempre al discorso di prima, questa soglia chiusa da questa parete, e io essendo di qua voglio cercare di scoprire, superare quel confine e capire cosa c'è dietro, la sorpresa, oppure come dicevamo prima il tramonto. Quella linea di confine, che è la nostra linea caratteristica veneta, insomma, quando noi ci mettiamo su questo paesaggio o viaggiando in treno o guardandolo a piedi, vediamo questo terreno di cui, per esempio, mia cognata, quando l'ha vista, che è venuta da Bari, è rimasta colpita, dice non c'è neanche una collina. Ecco, questa linea, questo confine è rappresentato anche da questa porta, che voglio scoprire cosa c'è di là. Di là, una naturalmente, sorta di mistero, sì, e voler conoscere quello che c'è oltre il confine, insomma, ecco, questa mi attirava molto e ritenevo possibile e più adatto a rappresentarlo attraverso questi elementi architettonici che poi con l'andare del tempo non mi soddisfavano più e ho cercato di andare oltre attraverso l'esteriorità dell'ambiente, quello che racchiudeva questo ritenuto mistero, come dice lei, fino a quel momento. Mi interessava il contorno, la cornice. Mi interessava. Senta, in molte critiche che devo dire ho letto, molti critici comunque hanno scritto di lei, tutti pongono una particolare attenzione al segno di Ezio Ciprian. Che cos'è il segno per lei? Ma il segno o il gesto anche lo rappresento in questa materia, in questa pittura che è fatta anche di materia, di rilievi, ogni tanto proprio cerco di scalfire questa materia perché rappresenta sempre un ambiente che non è più bello come una volta, bello, liscio, rasato bene. Ecco, il vecchio dà sicuramente il senso di un ambiente vissuto ed è quello che mi interessa. Certo. L'ambiente vissuto attraverso la materia incisa, il trascorrere del tempo, l'atmosfera che ha un po' devastato questo ambiente, ma dietro questo ambiente sicuramente prima c'erano delle persone che abitavano. E allora questa materia un po' scalfita attraverso anche le ossidazioni dei muri e del tempo, ora un ambiente così vissuto, una materia così vissuta, ha sicuramente una storia importante da raccontare, certo, che non è più quella di prima, iniziale, frequentata, abitata da delle persone. Insomma, ecco. Ecco, signor Ciprian, vogliamo ricordare a casa, perché magari da casa non abbiamo una veduta realistica delle cose, intendo proprio le dimensioni del quadro, vogliamo darle? Le dimensioni 100 per 120 è questo. 100, allora signori, l'opera numero 3, 100 per 120, in studio con noi l'artista
Ezio Cipriano si aspetta. Allora, sì, stanno arrivando delle domande dal mondo di internet. Io intanto vado a ringraziare di nuovo Giovanni da Taormina. E ecco, è Giulia da Vicenza che è con noi, grazie infinite, anche lei ci ha scritto. Allora, signori, però dicevamo 100% 20, avete sentito, è un'opera materica, giustamente, come l'artista lui stesso ha sottolineato, e avete sentito l'accuratezza con il quale vi ha raccontato il perché nasce quest'opera, come è fatta e che cosa rappresenta. Detto questo, vi ricordo che qui si fa arte accessibile. Un'arte di qualità, ma accessibile a tutti, o comunque alla stragrande maggioranza. Motivo per il quale vi dico che le opere oggi per oggi, qui presenti in studio, la 1, la 2, la 3, la 4, la nostra selezione, nei riguardi appunto delle opere di Ezio Cipriani, quotazioni mi stanno dando l'ok di mercato sotto le 1000 euro. Per un artista comunque che ha studiato, avete sentito, Accademia delle Belle Arti di Venezia, un insegnante comunque di pittura, uno che ha fatto della sua vita una vera e propria opera d'arte. Allora, Giulia da Vicenza, che vado a salutare, ci chiede che cosa rappresenta l'albero dell'opera numero uno. Brava Giulia, un bell'occhio, perché ancora non ci siamo stati, e quindi andiamo a vedere l'opera numero uno. Grazie Giulio, con il tuo aiuto, l'uno a parete. Allora, Giulia, i nostri telespettatori sono attentissimi nelle panoramiche, eccola qua. Guardate, subito le dimensioni, signor Cipriano. 60x80. Allora, 60x80. Ok, 60 ovviamente di base, 80 di altezza. Allora, questo albero, si riconosce l'elemento figurativo in uno sfondo comunque astratto. Giulia da Vicenza chiede, e credo che non sarà l'unica, l'albero. È simbolo di tante cose, no? Come nasce questo? È un'idea che avevo preso da dei racconti, l'albero che è simbolo di vita, che avevo ripreso diverse volte, però è stato costruito in due spazi. Uno spazio che fa parte della parte centrale verticale, con questo sole, e poi dietro un ulteriore spazio che è in contrasto con quello centrale. Però, nonostante siano due spazi diversi, stanno bene assieme, certo, come tonalità, anche il taglio diagonale rosa, che sta anche bene perché diventa complementare anche del verde dell'albero. Ecco, ho lavorato anche su questi colori complementari, comunque sempre simbolo di vita. Ecco. Il paesaggio è sulla parte centrale. Il resto diventa un'astrazione, ma un'astrazione che combina bene con la parte centrale. Ecco, infatti le volevo chiedere, questa è la mia domanda, quanto è importante lo sfondo per lei? Lo sfondo è importantissimo, lo sfondo, perché è stata data più attenzione allo sfondo, ecco, che alla parte centrale, perché è più difficile legare l'astratto al figurativo. Sono due elementi, comunque il fondo è più luminoso. La sua luminosità mette in evidenza i due elementi figurativi, che sono soggetto, quel sole, diciamo, il soggetto, e l'albero che fa parte di questo racconto. Quanto studio c'è dietro ogni sua opera? Quanta ricerca artistica c'è? Sì, ecco, direi proprio la parte di ricerca. Di ricerca. La ricerca l'ho ritenuta fondamentale nel mio lavoro, perché anche così da giovanotto era ritenuta importantissima, perché facendo ricerca avevi la possibilità di entrare e di avere diversi elementi per poter studiare, le prove, le casualità, vedere anche certi effetti, diciamo, pittorici, anche nelle macchie dei muri che io ho cercato. Ecco, questo è stato importante, perché la fantasia è viaggiata più veloce, e ha dato la possibilità
di non trovare dei momenti di stasi così. Ecco, la ricerca è importantissima perché hai la possibilità di studiare. Dopo, ognuno ha un suo modo di studiare. C'è chi studia la carta, chi studia l'effetto del colore, il getto del colore, il gesto. E a me è stato importante proprio studiare la materia, anche perché questa materia, per esempio il legno, che io ho fatto diversi lavori in legno, erano quei legni dove io abitavo. Quelle pareti che venivano costruite una volta negli orti, una copertura, una specie di muretto. Ecco, quegli elementi vecchi così mi hanno molto colpito, mi hanno aiutato. Difatti, con l'andare del tempo poi li ho ripresi mentalmente. Ecco, questo era. Ecco, bene, quindi mi fa piacere che abbia sottolineato comunque questa l'importanza appunto della... È un discorso che continua. Certo, comunque. Certo. Allora, questa è una domanda un po' particolare. Io vado a salutare Alessandro da Agugliaro. Alessandro da Agugliaro. Una domanda che esula un po' dalle opere che ovviamente lei ha portato qua. Allora, le fa i complimenti e le dice: che cosa pensa lei, che comunque è un artista dal lungo curriculum, del mercato dell'arte di oggi? È così importante per un artista avere un riconoscimento anche economico? Sì, anche economico, certo. Per esempio, io ci vivo di pittura. Quindi lei è un pittore, sì. Ecco, professionista. Sì, comunque... io ci vivo, un riscontro c'è, però... Mercato dell'arte il di mercato, oggi rispetto... Sì, il mercato dell'arte di oggi... Le cose sono molto cambiate, ecco, da una volta, ecco. Sono molto cambiate. E oggi, per esempio, anche le TV, eccetera, danno molto risultato anche agli incontri con gli artisti, questo. Ci sono delle persone che hanno molta fiducia di questo sviluppo, così. Una volta era un po' diverso, dovevi entrare dentro... a una galleria dove ho avuto anche dei contatti per quello. Certo. Però le cose sono molto cambiate. Sono. E avere dei riscontri è un modo di lottare, bisogna lottare. Non è che le cose si trovino facilmente. Bisogna lottare e lottando possiamo avere anche degli scontri economici, come dice lei, e anche altro. E bisogna darsi da fare. Era più facile prima o è più facile oggi? Ma io penso che sia più difficile oggi. Oggi, non solo, sì. Non solo in campo artistico. Allora, grazie Alessandro che ci hai scritto. Procediamo nelle nostre opere a parete. Grazie Giulio, grazie alla nostra regia. Andiamo a vedere l'opera numero 2. Andiamo a vedere l'opera numero 2, siamo partiti dall'opera numero 3. Ecco, un genere completamente diverso, signor Cipriano, questo. Sì, l'idea comunque è sempre quella. Certo, quindi... Il paesaggio, è un paesaggio. La potenzialità poi della materia, sempre. Sì, non vedo più il paesaggio come con gli elementi che abbiamo spiegato prima, però rimane in maniera diversa l'idea del paesaggio, rimane un qualcosa che è sempre quel confine che non ha più gli elementi figurativi incentrato nella perfezione. Qui giochiamo di getto, lasciando quegli elementi sempre tra finito e infinito che in maniera diversa danno l'idea di questa linea di confine. Ecco, prevale comunque la materia. Materia lavorata in modo diverso, ecco. Materia, ecco. Anche in alto da un certo movimento, anche un certo movimento sembrano quasi non solo delle nuvole, ma sembrano delle figure che si muovono così nella parte superiore, ecco. Sembrano quasi due quadri, esatto, diversi, sì, nello stesso. Guardate l'opera numero 2. Ricordiamo le dimensioni anche dell'opera numero 2? 80x90. 80x90. Allora, signori, arte accessibile, tutto sotto le 1000 euro. Vado a salutare Simone da Treviso. Grazie a Simone di essere con noi. Come sceglie l'uso del colore? Sono sensazioni o casualità? Complimenti. Entrambe le cose. Sono casualità, ma anche
si parte sempre da un'idea ben precisa. È sempre il progetto in un certo senso, che però strada facendo può anche cambiare. Ci sono degli elementi non sempre studiati e messi lì di proposito, però c'è anche l'idea della sorpresa, della inventiva. Quelle cose lì sono quelle che creano l'opera, certo. Poi piano piano. Allora, e andiamo a vedere l'opera numero 4, a proposito di colore, a proposito di sensazioni, grazie Giulio, alla nostra regia, l'opera dietro, proprio le spalle, eccola qua, signori, dimensioni, signor Ciprian. 80x90 anche questo. 80x90, signori, da casa. Ecco, vi ricordo, quotazioni di mercato, arte accessibile, stiamo parlando di arte accessibile. In studio con noi, in diretta, web mondiale, l'artista Ezio Ciprian. Tutto sotto le 1000 euro, l'opera numero 4. Andiamo a commentarla proprio direttamente dalla voce dell'artista che l'ha creata. Ecco, qui c'è sempre quella linea che... è una costante, no? Sì, ormai. Ho incominciato però a lasciarla relativamente, perché ci sono ancora gli elementi, vede l'albero a certo. Sinistra, il monte sulla destra, quel globo, quel sole, così. E però ho voluto giocare sul colore, avere dei contrasti di colore. L'idea paesaggistica, sempre il primo piano dell'albero, quella specie di laghetto sulla destra, che denotano sempre la stessa idea di paesaggio. Però gli elementi sono leggermente cambiati. Nell'altro si vedeva un sole chiaro, un albero ben preciso. Qui invece l'albero che è sulla sinistra non dà più l'idea di un albero vero e proprio, ma di una struttura, di un colore che fa da primo piano. E poi mi piaceva giocare su quei rossi cadmio, così, che venivano in contrasto sempre complementari con quel blu celeste del paesaggio, insomma, di quella montagna. Ecco, ecco, qui predomina la luce. Sì, la luce. Difatti non ci sono ombre, esatto, né niente. La luce è aumentata proprio. Colpisce, ecco, molto. L'opera numero 4, signori, quotazioni di mercato abbondantemente sotto le 1000 euro. Allora, io prima di fare l'ultima domanda al signor Ciprian, peraltro vado a salutare, che nome, Attila da Cagliari. Grazie, che bello, vedi come spaziamo in tutta, esatto, in tutta la nostra bellissima penisola. Volevo chiedere ai miei cameraman se era possibile, già pronta la voce di Gigi, il nostro traduttore. Allora, voi dovete sapere che, ecco, questa è la grande novità. Gigi, il nostro traduttore madrelingua, spesso presente con me in studio, altre volte no, come in questa circostanza, comunque è colui che in inglese, diciamo così, tradurrà ciò che è stato detto durante l'intervista, o addirittura farà una poetica, appunto, personalizzata su questo bravissimo artista Ezio Ciprian. Allora, signor Ciprian, insieme a lei andiamo a sentire adesso la voce di Gigi, madrelingua, direttamente da Los Angeles. Non andate via, perché ritorniamo in studio sempre con il nostro artista. Prego. Ezio Ciprian. Ezio Ciprian is an artist originally from Venice. He attended the Art Institute of Cadmini and the Academy of Fine Arts. His paintings include many materials. He uses wood, stone, and mixed cloth with color. He proposes themes and topics related to the passage of time. He refers to the dirty walls smeared with colors and writings, or torn billboards, to tell his stories and emotions. He depicts nature as a landscape of the soul. The combination of colors and shapes creates the idea of a landscape, a tree, a house, or a city. The artist invites the viewer to reflect on the theme of time and life that flows and evolves. E ben ritrovati in studio, signori. Allora, mentre avete sentito la voce del nostro Gigi, io stavo colloquiando con il mio artista, graditissimo ospite, Ezio Ciprian. Signor Ciprian, stavamo parlando proprio della ricerca artistica. Non so se vuole aggiungere qualcosa sulle... Sì, nell'ambito appunto della ricerca mi ha aiutato a
ad ottenere quegli effetti che abbiamo visto, quelle sgocciolature, che non è una cosa mia, però certo. L'abbiamo abbinata a dei sistemi studiati piano piano, che però l'insieme dell'opera finale dà delle piacevoli sensazioni, della luce che è aumentata, perché se uno non fa gli studi e capire perché noi abbiamo un contrasto, certo, di luce e ombra, per avere più luce cosa bisogna fare? Bisogna eliminare l'ombra. L'ombra. Ecco, certo, che allora noi, allora vede che la ricerca è servita, è servita non solo me, ma quelli che la fanno trovano sicuramente delle cose interessanti. Quindi certo, ricerca importantissima. Allora, concludiamo questa intervista prima di lanciare la clip che la riguarda, velocissimo. Attila da Cagliari le chiede se ha in programma delle prossime mostre. Ha delle mostre in programma? No, ho terminato una adesso a Venezia, alla San Vidal, però abbiamo in programma, ho ricevuto per una collettiva in questi giorni e mi sto trattando. Ecco, sta trattando. Perfetto, allora io la ringrazio a nome di tutti di essere stato mio ospite. Signori, non andate via, lanciamo la clip proprio del nostro artista Ezio Ciprian e poi torniamo immediatamente in studio qui in diretta rigorosamente su Style Channel da Alessandro. È tutto, grazie infinite. Bravissimo. Sulla superficie di un muro è possibile individuare tracce di esistenza. Le stratificazioni di colore che spesso lo caratterizzano sono infatti segni del tempo, così come le muffe che si impadroniscono di esso e vanno a trasformarne la superficie per scovarne l'essenza più profonda. Anche i manifesti che vi si incollano e poi vengono strappati via indicano un trascorso, un vissuto. Osservando i muri, Ezio Ciprian studia le potenzialità della materia, le possibilità di trasformazione di essa e le sue capacità di adattamento al tempo. Le sue opere, fortemente materiche, stratificate, graffiate e cariche di un delicato e raffinato cromatismo, sono come muri che raffigurano un pensiero, raccontano una storia, descrivono un'emozione. Per questo artista l'elemento materico diventa espressione del proprio io. Nella materia riesce ad imprimere sia l'aspetto razionale che quello irrazionale della propria anima, generando immagini che sono impronte di pensieri, di ricordi, di sogni e di sentimenti reali. Sin da ragazzo Ezio Ciprian frequenta lo studio e i laboratori di pittori locali e indirizza presto i suoi interessi verso la pittura. Diplomato maestro d'arte all'Istituto d'Arte di Venezia, frequenta poi l'Accademia di Belle Arti. Il suo percorso artistico è segnato dalla sperimentazione, che lo porterà ad inventare una tecnica ed uno stile personale, attraverso il quale presentarsi al pubblico in mostre, concorsi ed estemporanei. Prova la pittura materica, utilizzando sassi, legno e stoffa. Si avvicina alla pittura composta, rappresentando animali o piante come nei ritratti fantasiosi di Arcimboldi. Lavora il legno, cogliendo nel materiale il fascino delle venature che segnano il trascorrere del tempo. Utilizza metalli come ferro, rame, ottone e sfrutta le diverse colorazioni che questi assumono con l'ossidazione. Poi rivolge la propria attenzione alle muffe dei muri. È dunque nella scelta della materia, nei suoi diversi accostamenti, che l'artista manifesta la propria energia creativa. Una scelta elaborata nella mente che prende corpo e vita nella materia stessa. Ezio Ciprian non raffigura direttamente l'essere umano, ma attraverso eleganti e suggestivi astratti giochi cromatici ci mostra tracce della sua esistenza, della sua presenza nel mondo. Entra così nel cuore dell'immagine e cattura la vera essenza di essa per trasmetterla a chi osserva. Raffigura la natura come paesaggio dell'anima, luogo in cui si incontrano sensazioni ed emozioni, in cui la combinazione cromatica e il susseguirsi di forme diverse suscita diversi stati d'animo.
Ogni elemento della composizione ha un valore simbolico che induce l'osservatore alla riflessione, catapultandolo quasi in una dimensione mistica e spirituale. Perché la ricerca dell'artista va oltre la realtà. Studiando la materialità dei colori, cerca di cogliere e rappresentare la sensazione che essi suscitano. I dipinti di Ezio Ciprian tendono all'informale, si presentano come macchie, sfumature cromatiche che generano però figurazioni. La stratificazione stessa dei colori crea le forme, gli oggetti reali. Un albero, un paesaggio, una finestra, una porta, un muro, segnato dal trascorrere del tempo. La tavolozza è tenue, le forme sono elementari, i soggetti talvolta ingenui, proprio perché sinceri e puri, vagamente surreali. La pittura di Ezio Ciprian non è decorativa, lo sfondo è pressoché assente, uniforme, quasi monotonale. L'artista si concentra sul segno che genera l'immagine e lascia venir fuori, affiorare l'emozione. Ecco allora che l'attenzione si sposta dall'oggetto al suo ricordo, al ricordo di una situazione, di un ambiente, si sposta sulla memoria. I segni lasciati dal tempo su un muro ci raccontano infatti qualcosa. La storia di quel muro e le sensazioni, i pensieri, le emozioni che si sono susseguite, che lo hanno accompagnato. Indirettamente è anche la storia delle persone che vi hanno vissuto accanto, dei loro sentimenti e delle loro emozioni. Ezio Ciprian usa le diverse possibilità di trasformazione della materia, come traccia, impronta di vita vissuta, per raccontare i cambiamenti e la continua evoluzione dell'esistenza umana.